Autorità, signore e signori, ho il piacere di introdurre i lavori di questo importante evento con l'auspicio che esso possa diventare un'occasione da ripetere ogni anno per un confronto quanto più possibile ampio tra tutte le realtà che, per la natura intrinsecamente trasversale delle sue funzioni, il Garante incontra. Sarebbe impossibile enunciare nei pochi minuti a disposizione la pluralità dei temi che abbiamo discusso un anno fa e discuteremo oggi, ma che riflettono appunto la poliedricità della protezione dei dati, il suo essere un diritto di frontiera, in costante dialogo con la realtà e con i temi più diversi, dalla sanità alla scuola, dalla giustizia al fisco, dal mercato alla ricerca, dal cyberbullismo al revenge porn, dall'oblio al hate speech, dall'intelligenza artificiale alla gig economy. Ma tra le tante istanze e sollecitazioni emerse a Pietrarsa, alcune hanno poi incontrato in questo anno uno sviluppo non imprevedibile, ma dalle implicazioni importanti che vanno affrontate con l'urgenza delle grandi questioni democratiche. In primo luogo, i minori. Il manifesto di Pietrarsa sottolineava l'importanza della consapevolezza cui bambini e ragazzi vanno educati, del valore dei propri dati personali, frammenti di un vissuto la cui tutela è condizione di libertà. E lo è tanto più per chi, come i minori, vive la rete come la principale, quasi l'unica ormai, infrastruttura sociale e la vive troppo spesso senza gli strumenti adatti a comprenderne fino in fondo le potenzialità e i rischi, senza capire le implicazioni drammaticamente reali di ogni gesto virtuale. L'amara cronaca di questi mesi ci ha mostrato come la barbarie degli stupri commessi da ragazzi in gruppo su ragazze sole possa superare ogni limite di atrocità venendo filmata, condivisa e irrisa come fosse il frammento di una ordinaria quotidianità. Alla violenza agita sul corpo si aggiunge, con se possibile persino maggiore sprezzo, la violenza rappresentata, esibita come un trofeo, mentre chi la subisce diviene due volte persona offesa. È la vittimizzazione secondaria, i cui effetti sono esponenzialmente, drammaticamente ampliati dalla rete. E vittime, gli autori di questo dramma, sono coloro i quali, i ragazzi appunto, intessono con le nuove tecnologie un rapporto quasi osmotico, al punto da voler riprodurre online la propria vita, anche al prezzo di quella degli altri, come nel caso del bimbo, lo ricorderete, travolto dall'auto in corsa di alcuni youtuber nella loro ricerca spasmodica di un like in più. Se questa alienazione dal reale è il frutto della virtualizzazione della vita, beh, bisogna allora ricostruire in primo luogo nei giovani una consapevolezza comune degli effetti sulle relazioni della digitalizzazione di tutto. Nel rapporto impari con la tecnica e la sua potenza geometrica, la persona, soprattutto, ma non soltanto minorenne, scopre infatti nuove vulnerabilità da cui può proteggerla solo la consapevolezza, ancor più con la diffusione sempre più capillare, come si è dimostrato in quest'ultimo anno, dell'intelligenza artificiale. Mai, come in questo caso, alla infinita volontà di potenza della tecnica, alla sua emulazione divina,
deve porsi un indirizzo e un limite etico e giuridico a tutela della dignità della persona. Il rischio altrimenti è che le tecniche divengano sempre più opache, i nuovi arcana imperi, mentre le persone sempre più trasparenti, secondo l'idea dell'uomo di vetro, cara a sistemi tutt'altro che democratici. L'Europa sta tentando di farlo, con una disciplina che è la prima al mondo, che molto deve anche alla protezione dei dati, nel modello, negli istituti, ma soprattutto nella sua aspirazione di fondo, porre la tecnica a servizio dell'uomo e della sua libertà, mai viceversa. E proprio facendo leva sulle norme più lungimiranti del GDPR e sulla trasparenza che si deve esigere rispetto alle nuove neotecnologie, appunto, il Garante ha dimostrato come la protezione dei dati possa rappresentare un fattore di corretto indirizzo dell'intelligenza artificiale, non bloccandone lo sviluppo, ma impedendone derive incompatibili con il primato della persona. Lo scorso anno ci auguravamo, in apertura dei lavori, che il confronto sviluppatosi a Pietrarsa non finisse lì. È bello constatare non soltanto che non sia finito, ma anche che abbia dato dei frutti considerevoli che oggi ci inducono a porci nuove domande, a volte persino più importanti delle risposte. Vi auguro buon lavoro.